Bene, ci stiamo letteralmente avviando alla conclusione, io comincio ad avere fame. Tu invece come stai messo a fame? Me ne mancano 4, ma fa niente, dai. Tanto fra un po' arriva il grano. Hai già fatto la prima pagnotta di pane, vero? Sì, me lo sono mangiato. Bloody bastard! No! L'argilla! Il cacao sta procedendo bene. Abbiamo cominciato anche la coltivazione privata di cacao. Che ho portato io? Ah, mi dovresti dare una mano, lo sai? Senti, cerchiamo di fare una... aspetta. Speriamo che il legno mi basti. Se facciamo due pale di ferro e cominciamo a scavare, tu ti direi, dove vuoi scavare? Voglio scavare un buco al centro che ci riporti direttamente nella terraferma. Ok. Io pensavo di fare la scala esterna. Optiamo per la scala esterna, mi dici tu. Allora sprecherò... Sprecherò, sprecherò, sprecherò. Questi in altri sporchi affari. Hai delle ossa? Nope, dobbiamo scendere a farle. Quindi cominciamo a fare subito le scale, visto che ce le ho. Finché ce Devo trovare dei polli. le ho. Devi aiutarmi a trovare un punto buono da dover scendere. Da dove si potrebbe... Ideona! No? Dall'altro lato di casa. Ma dai, ma da qui c'è rapido accesso, ma proprio rapido in tutti i sensi. Ovviamente... Aspetta. Prendi questa. Messaggio! L'avevo detto io che arrivava il messaggio durante la diretta. Un attimo, ragazzi. Non conosco questo. Fuck! Vieni qui, distruggi. Guarda, ripensandoci credo che sarebbe stato meglio avercela quella dannata. Non ce ne ho tante, ma almeno basteranno. Quello è il problema. Vabbè, in ogni caso comunque adesso abbiamo la way per poter scendere. Beh, questa era l'ultima. Con gli ultimi blocchi di legna che mi sono rimasti ti farò fare dei cartelli per indicarci dove... per indicarci i luoghi cardinali della... cosa.
Perché ne hai messo uno al centro? È inutile metterlo al centro. Così passa l'acqua verso gli altri. Nel frattempo io sai che cosa faccio? Comincio a distruggere le pareti di casa e a ricostruirle in pietra. Ah! Buono, non uccidermi! Sono rimasto con un cuore di vita, quindi anche una piccola caduta sarebbe per me fatale. La pietra... Facepalm? O fast facepalm? Che è stato rapidissimo. Sei del legno, fammi delle scalette. Scalette quelle per scendere? A parete. Ok. Dove hai spostato il tutto? Scusami. Non c'è più niente sotto. Lo sposto qui sotto. Se non ho una workbench, come cazzo faccio a farti le dannate scale? Ti passo il legno, va. Screw you! Mentre te lo volevo passare l'hai fatto. Allora. E me ne bastano 3. Io te ne do 15, intanto leva la workbench. Tieni queste 5 per ora. Ah, ovviamente così non abbiamo più una risorsa di pietra però. Ovviamente farò il generatore di cobblestone, tanto la lava ci sta. Il secchio no. Troverò del carbone. Del carbone, sì. Il secchio di carbone. Darn you, Jeb! Fai un secchio di carbone per Scarecraft. Se hai delle torce o roba del genere, portala qui sotto. Dovresti averle tutte tu. Sei distrutto tutto quanto. Hai ragione. Comunque devi cambiare qua pure, c'è la terra schifosa. Devi cambiarla in pietra normale. Ho finito la pietra appena adesso. Per te. Stiamo finendo anche il carbone, lo sai? Ed è tragica. Male, male. Intanto comincio a posizionare la roba. Cerchiamo di non morire di fame almeno. E comincio a rimettere a cuocere i cosi. Ok, mi si è rotto il piccone. Che era di ferro. I suppose. No, è di ferro, di pietra. Intanto usa questo, anche se ho finito. Tu sei ripreso. Ecco, te ne ho fatto uno nuovo al volo. Comincia a rimettere a cuocere la roba. Il cacao si può mangiare? No. No, quando farò i biscotti. I biscotti li farei col grano. Esatto. Me ne bastano solo 2, solo che non vogliono crescere quei bastardi. Canapa! Mi stavo bloccando dentro al coso. Sei arrivato all'improvviso tu e... mi sono spaventato. Ti sei cagato? Beh, direi, la tua faccia all'interno è un creeper. Potrei sospettare che un creeper sta cercando di attaccarmi travestito in giacca e cravatta. Faccio una cosa più piani. Dannata Grevel, ti odio! Grevel sucks. Ah, è vero, lascia della sedia nuda tu. Bloody bastard. Sta dentro la chest. Oramai sono arrivato al piano terra.
Sono nella palude. Per fortuna che hanno messo gli slime che spawnano dentro la palude, così non devo fare una stanza gigantesca per... È buia. È buia per far spawnare gli slime. No, un gigantissimo slime mi vuole inculare! Ah! Quanto mi sarebbe piaciuto fare una cosa del tipo... Was slime by slime, cioè... È proprio da... Avevo un cuore! Vieni a prenderti la roba qua sotto. Come vieni a prenderti la roba qua sotto? Devo andare a riprendere la mia roba lì sotto. Lascia, intendo roba del genere. E intanto potevi portarmi delle scalette. Le scalette le ho appena perse. Ed è per questo che sto andando a riprendere la roba. Scuio. Corre roba zombie, dove andate a finire la mia roba? Darn, ah, ecco. Anche le mie spade. Oh 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 oh, sta facendo buio. Sta facendo buio. Sei pronto a teleportizzarmi? No, devi salire su da solo. Aspetta, ci sono dei zombie, ma non capisco da dove vengono. Oh cazzo, vengono da sotto. Vengono dalla nostra vecchia grotta. No? Non vengono da lì, ok. Va bene, come non detto. La nostra casa è un faro nella notte. La vedo da qui giù. Ecco, sputacchiato verso tutto il monitor. Perché non ci sono mob? Mi preoccupa. È segno che ti attaccheranno all'improvviso. Preparo io, ragazzi. Per l'appunto. Che poi in alto un creeper, un cane, due pecore e uno scheletro. Vorrei andare a uccidere lo ok, vado a uccidere lo scheletro. Ti tieni pronto il comando per teletoportizzarmi, perché non voglio finire nella merda. Ok, va bene, torno su tranquillamente da solo. Non mi ha dato le ossa quel bastardo! Mazza un altro. Da creeper! Ed insieme! Ragno! Fuck, 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 double fuck, triple fuck. Ovviamente credo che... Sì, dai. La divido in due parti. Una parte la carico lunedì mattina e la seconda parte la carico lunedì sera. Ciao! Hey! What's up? Passami un blocco di pietra, se ce l'hai. La pietra fatta bene, ovviamente. Aspetta. Damn you! What the fuck? Non ti ho colpito per... Levati. Ok. Cosa devi fare qui sotto? Vuoi fare tanti piani. La smetti di seguirmi? Numero di ospiti imprevisto. O incalcolabile. Non si sa mai. What?
No, non mi puoi dire che è vero. Lo senti? Sì. Quanto no! Mezza fa il suo corpo del fisico. Addio. Lo so, MC Switch, che dovresti avere. Oh, scheletro, scheletro! Sì, lui mi ha dato le ossa. Lui per me si è venduto le ossa. Portalo immediatamente qui. I'm coming! Dammele. No, sono due ossa! Dammi le ossa. No, le ho già trasformate in bone milk. Dammi il bone milk. Prendi! Sta sulle scale. Corri! Hai 4 minuti per prenderli, sennò poi spariranno. Bad Robo Zombie S. Bad forever. Ok, da me sono tornati tutti quanti, quindi tra poco staccheremo. Per concedere agli altri di usare il PC. Perché hai aggiunto una scala? Perché adesso è così facile salire sopra casa tua? Portami... Sì. 88. A proposito, prendi... Sto volando, Jack, sto volando! Ne devo mangiare altre due e sarò sazio. Ok. Abbiamo del legno. No, ho sprecato tutto quanto. Dammi un'ascia. E dove l'hai lasciata l'ultima. Dove l'hai lasciata l'ultima volta? Era brutta mia battuta. È armata di. Cos'era? Un picco. Una pala? Era una pala! Era una donna da pala! Come fanno ad arrivare qui su? Questo me lo devi spiegare tu. Ah, è vero, le scale. Hanno imparato ad usare le scale, perfetto. Io non sei. Passami, lascia. Dovrebbe stare dentro al coso, non ce l'ho appresso con me. A meno che non è quella che ti era finita prima. Trovato. Perché non andiamo a dormire e la mattina vado a prendere un po' di legno? Non fa una grinza il tuo argomento. Però fai una porta, è vero. Shit! Non tornerai su. Era per sbaglio, non l'ho fatto apposta. Aspetta, alzi dal letto. Metti quella torcia che dovrei aver buttato verso di te. Vai già a prenderne un'altra, perché quella che era sopra il mio letto l'ho persa. Che cos'era? Cos'è scritto? Che stregoneria è mai questa? Vai a dormire. Ok. Vado a cacciare il legno. Ti lascio le torce. Ci ho appena distrutto il vaso perché devo staccare quello che abbiamo sotto per poterlo rimpiazzare con quello che abbiamo sopra. Dovresti fare una scala anche qua davanti. Dove? Qui. Dove sei? Quel. Ah! Ho capito forse dove sei. Davanti alla casa. Oh shit. Dobbiamo andare a recuperare altro coso. Ferro. No, carbone. Siamo a secco di carbone, ci credi? È una cosa assurda dirlo. Non ci serve dannatamente del ferro. Ce ne servono addirittura 52 perché voglio fare il coso. Per ora non give a fuck tu incudine, però. D'altro canto hai ragione.
Però abbiamo bisogno prima del dannato carbone. Quindi dovremmo arrivare all'altra montagna che coglie. Ho trovato una grotta. Se trovi del carbone portatelo con te. Cioè prenditelo. Strappaglielo a quei dannati. Senza morire. Sono rimasto con 9 biscotti. Ciao ragno. Muori ragno. Ma non oggi. Qui è morto un coso. Perfetto. È molto perfetto. Dimmi che ce l'ho. Sì, ma è quasi finito, fanculo. Merda, offi del piccone di pietra. Where are you? Prendo il legno. Good. Io ho fatto quasi 2 livelli a forza di prendere carbone. Però sto finendo anche il piccone di legno piano piano. Allora. Pensa bene. Prima di fare cazzate. Giovane robo zombie san. Totale carbone. Preso 23 più uno che avevo già con me. È quello che penso? Sì, è quello che penso. Che pensi? Villaggio. Hai trovato un villaggio? C'è stato. Un villaggio. Sto morendo di fame. Cosa si fa? Guarda! È assurdo! Una pecora volante! Una pecora volante! Siamo fottuti! Molto strana come villaggio. Oh, damn it! Altro carbone! Quanto ti trovi lontano da... Un po'. Giovane Scarecraft viaggiatore. Consigliamente strano nome in villaggio, perché schifo di villaggio. Ho un dungeon. Ah no, è questo. Sì, è venuta fuori una puntata di un'ora. Dovrò dividerla in due puntate da mezz'ora. Caricarle di sera. Cioè una la mattina presto, una nel giorno dopo. Ah, intanto che comunque non ci avrò problemi nel caricare, perché queste verranno caricate lunedì 22. Quindi io sto a casa quel giorno, non sto a scuola. E anche tu? Anche io sto a casa. Sì, Dio benedica la disinfestazione e i disinfestatori. Sì, tanto però quella la scuola dove andiamo noi fa sempre schifo. Non cambia di molto. Almeno. Wow, è carino così questa strana formazione di pietra e terra e merda, fango, come la vuoi definire tu, che si è formata. Teletrasporto. Ho il comando pronto da mezz'ora. Dio buono, chi è che chiude e apre la porta a suo piacimento?
Dammi un po' di legno. Ah no, 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 ce l'ho già i stecchini per farmi una dannata pala di pietra, perché non ce la faccio più a vedere merda per così tanto tempo. Ce la stanno i biscotti. Allora. Piano piano sto abbattendo questo muro di merda. Abbiamo dell'altra pietra, sì. Sì, posso espandere qui sotto un bel po'. Mi serve anche cosa però. Se hai trovato la legna, fattelo il piccone. Perché io, ti giuro, ho dovuto prendere a forza il coso. Non andiamo a farci dell'altro grano, cominciamo a farci del pane che dà un po' più di vita. È meglio fare i biscotti perché ne ottieni 8 e ognuno ti dà 2 cuori, quindi non è vero, te ne dà uno ogni 2 cuori. 2 1 un biscotto ti dà 2 cuori. Fai come cazzo vuoi tu, fanculo, mi arrendo. Però questa fornitura di carbone non durerà a lungo, lo sai? L'importante è che ci sia il carbone. Sì, ogni tanto uscirò per farne dell'altro. Allora ci serve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui al secondo piano. 9, 10. Sì, insomma, quelli che sto cucinando forse bastano eppure avanzano. Ok. Com'era prima? Dai, solo un quarto d'ora ci mettiamo. Sì, invece ci stiamo mettendo. Abbiamo quasi fatto l'una. È passato un'ora. Tanto mi fa disintegrare il tetto. Ecco, adesso stiamo vivendo. Adesso siamo dei senza tetto. In tutti i sensi.
rispondere al telefono che ho detto. Fai, fai, non ti preoccupare. Allora ragazzi, ti pare riattaccano nel momento più sbagliato. Nel momento in cui stai rispondendo, per l'appunto. Esatto. Ok, il tetto sta piano piano, si sta facendo ricostruire. Questo sarà il piano abitativo, quello che sto facendo adesso. Cosa sarebbe? Tipo un loft? È un bungalow. Non esiste un modo più veloce per fare... per fare la pietra, no? Escludendo la game mod. Il generatore di cobblestone. No, dico pietra già lavorata. No. Con il coso, con l'incantamento self touch, roba del genere. Senti, ti rubo un osso. È l'unico che ho. Ti rubo magari allora quell'osso. Magari vai a prenderci un cane. Con un osso. Caccio un po' di scheletri allora. Molesta un po' di scheletri forse. Guarda. Oh, suspicious. Non ne devo usare tanti. Uno, due e tre. Ah, quattro. Da merda. Ah, è vero, c'è. Gesci. Mi si è salvato un buon milk. Quindi lo rimetto insieme agli altri. Mezzo coso di fame, potevo fare molte più cose. C'ho finito i biscotti e un pezzo di pane, ci credi? Dannazione Jeb, crea un cibo che mi rimetta in forze subito, devo lavorare io. Sono un operaio sottopagato. Molto sottopagato. Non ricevo una lira da mesi. Dio mio, quanto c'è da scavare. Quanta gente ha intenzione di mettere qui dentro? 5, ma dai, cioè 5 inclusi noi. Ma tutti che parlano. Non è detto, può essere anche loro non vogliano parlare. Buon per noi. Cioè, la decisione spetta a loro se parlare o meno. Va bene, fanculo, tanto era l'ultimo... cioè, comunque, sempre comunque era l'ultimo blocco di coso. Gli ultimi... Finisci di usare la mia. Tanto me serve qua c'è più terra che altro. Prendi questa intanto. Ma che cazzo, dammi il legno! Mi serve una cosa! Lui mi dà le scale. È sempre legno, lo puoi bruciare. No, non è che lo devo bruciare. Il legno mi serve per fare un'altra dannata cosa. Cioè, non mi dire che hai sprecato l'argilla per mettere un cazzo di vaso di fiori. Tre pezzi di argilla. Hai esagerato. Screw you. Oh, interessante. Vai su uno... vai col puntatore del mouse su un oggetto. Ti dice cosa? Se premi F3 ti dice usare
quanto è stato usato. No, premi un tasto che è corrispondente a un numero nell'inventario. Che senso? 1, 2, 3? Sì. Cosa sto facendo? Mi dà i cosi. Ti sposta l'oggetto nel posto selezionato, vero? No. Lo fa. Sì, è bellissimo questa cosa. Grazie Jeb. È una cosa molto utile. Ci serviva. Lo chiedevamo da tempo. Ti serve pietra pura, vero? Fai F3 più H. Durabilità 35 su 131, spada di pietra. Piccone 52 su 59, Q8 su 59, quindi questo è quasi finito. Spada di legno, arco. Ah, è vero, l'arco ancora non l'ho cominciato a usare. Pelle, non so che cazzo ci faccio con della pelle. Mi faccio dopo l'armatura da colore di blu appena troviamo l'abisasso. Solo che dobbiamo prendere del grano, andare laggiù verso la foresta. Nemico dall'altra parte, lo vedo da qui. Andare verso quella foresta, la tundra o la taiga, non mi ricordo cos'è. E prendere delle mucche, perché mi ricordo che c'erano delle mucche laggiù. E portarcele qua. Iniziare ad allevarle e ucciderle brutalmente. Stai pronto a teleportizzarmi? Ho una cattiva idea, ma la voglio fare. I'm coming, bitches! Un dannato zombie con una dannata pala! No! Non voglio zombie armati di pala! Dannato creeper, non ti voglio! Non ti voglio! Surround. Sono cascato, non so come risalire. Semplice torrente. Uno scheletro. Kill them all. E finiamo la serie per oggi. Cioè no. Con la tua morte magari. Col cazzo, io uccido tutti adesso. Oh merda, la sera tutta sullo scheletro. Merda, teleportizzami. Non ho fatto neanche in tempo a premere ticket. Ho visto la scritta was shot by skeleton. Teleportizzami, sto cascando nel vuoto. Del vuoto. Sto sempre buggato. Vai poco più là, provaci adesso. Wow, non mi carica i chunk, è assurdo. E non mi dice nemmeno a quanti FPS sto andando. Io ho da 100 FPS. 31. 28 chunk aggiornati. A me ne carica a puzzane 67, ma non mi carica questo qui che abbiamo davanti. Ecco, stai navigando nel vuoto. Porca puttana. Tu vedi la mia roba da qui? Aspetta. Ecco, devi scendere giù per il torrente, lo vedi? Scendi tu. Non posso scendere, non me lo carica col chunk. Scendi e vedrai che lo carica. Sto prendendo danno. Dammi una spiegazione plausibile. Sei finito dentro il cubo che ho appena messo. Sei caduto. Lo so, ma almeno così è ricaricato il chunk. Stai pronto a teleportizzarmi? Ma che cazzo! Ah, ma vaffanculo! Screw this bitches! Cos'è successo? Dice che sono morto perché ho
sbattuto troppo forte per terra. Hit. The ground toward. Poi sarà squashed by Anvil. Screw you. La mia roba. Sto cascando. No, non voglio morire. Teleportizzami prima di cascare. Prima. Si è ben chiaro. Prima. Sto cascando. Ah, non ti carica nemmeno a te un chunk, vero? No, sto cascando perché c'è l'acqua che mi trascina giù. Perché non ti vedo? Dove sei? Scusami. I fantasmi aprono le porte, da quando? Non ti vedo. E mi preoccupa. Io sto sempre qua. Va bene. La serie può anche chiudersi qui per oggi. Cioè, la puntata, non la serie in generale. Che diavolo, abbiamo già finito. E allora, teoricamente ci rivedremo lunedì 31 con un altro episodio, quindi inaugureremo... Aspetta, lunedì che cosa sarà? Se lunedì è il 22, è il giorno in cui carico il video. 7 giorni dopo sarà? Il 30? O sbaglio? Sì. Quindi... Sbagli. Vai, spara il numero. 29. Ok, sarà il 29, quindi testeremo l'ultima snapshot prima della nuova versione. E poi le puntate a seguire saranno solo con la snapshot 1.4.0 o 1.4.1, 1.4.2 e così via. Che non è la snapshot, ma è la versione. Non è una snapshot, ma sarà la versione definitiva. Ufficiale. Si spera con un eccesso di bug in meno, anche rispetto alla snapshot. Va bene. Ciao ciao ragazzi, ci vediamo lunedì prossimo!